noi vi abbiamo chiamato oggi per porre una questione molto importante, un problema di natura sia politica che formale, e le cose si legano strettamente l'una con l'altra. Avete tutti assistito a questa maratona sulla sanità, dove abbiamo visto di tutto e di più: stravolgimenti del regolamento consiliare, distorsioni interpretative a favore dell'unica forza di maggioranza presente in Consiglio, ma non presente nel territorio toscano, perché ricordiamo che la maggioranza dei toscani non sono andati a votare, purtroppo. E abbiamo visto di tutto e di più, abbiamo visto stralci della legge con un unico intento è quello di non affrontare il referendum. Questo stralcio irresponsabile è voluto da tre persone, da Leonardo Maras, capogruppo PD, Enrico Rossi, in particolare dell'assessore Saccardi, fatto per non affrontare il referendum, ha delle ricadute talmente gravi che oggi siamo a denunciare la, provocatoriamente chiamiamo, la ruota della politica, della ruota della fortuna della Regione Toscana. Il quiz è se le ASL sono 3, 12 o 15. Perché o nessuna. O nessuna. Attenzione, c'è quattro possibilità. Quattro possibilità. E ci chiediamo, questi nuovi direttori generali sono direttori generali di che cosa? Chi è che pagherà lo stipendio a questi direttori generali? Il problema di fondo è che c'è una carenza nella legge molto significativa, perché è legata al fatto che non si identifica all'interno della legge l'ambito territoriale su cui si fonda la possibilità di governo della sanità in Toscana. Cioè, manca completamente un riferimento a come vengono definite le ASL. Le aziende sanitarie locali praticamente sono scomparse in termini di contesto e di ambito territoriale. Non esistono più. In questo momento sono stati riconfermati i vecchi commissari di area vasta della 28, e gli è stato cambiato nome e gli è stato dato il nome di direttori generali d'area vasta, ma la 28 non c'è più. Perché è stata abrogata? Perché è stata abrogata da questa legge. Quindi in questo momento i direttori generali sono direttori generali d'area vasta, ma non si sa dove comincia e dove finisce l'area vasta centro, non si sa dove inizia e dove finisce l'area vasta nord-ovest, non si sa dove inizia e dove finisce l'area vasta sud-est. Qui in questo momento praticamente non si sa niente su il vero ruolo e la pertinenza degli atti che avranno emessi dai direttori generali che sono in funzione in questo momento. Non si sa neanche da quale capitolo vengono pagati, perché in teoria non si possono attribuire capitoli di spesa, perché non si sa i centri di costo. Quali sono i centri di costo? Rispetto a che cosa? Questa legge dice chiaramente che i nostri governanti non volevano confrontarsi con i cittadini, perché si poteva tranquillamente lasciare in essere la 28, che noi contestavamo, ci mancherebbe altro. Quindi, con la 28 in essere si continuava a governare, gli ambiti territoriali c'erano, non c'erano elementi di giudizio di illegittimità, cosa che invece sta venendo fuori ora, e si poteva andare tranquillamente al referendum. Se poi il referendum lo vinceva il PD, manteneva la 28, e noi accettavamo la volontà popolare, noi siamo il popolo della democrazia diretta, quindi non si poneva nemmeno il problema di fare marcia indietro rispetto alle nostre idee. Quindi questo è l'ennesimo esempio che, con arroganza, perché si sono comportati da estremamente arroganti durante le sedute di consiglio, presuntuosi e irresponsabili, hanno creato un vuoto normativo. Ad oggi è il 12. Per ora sono 12 giorni che la Toscana sta vivendo nel vuoto normativo rispetto alla sanità.